Quando si parla di fragranze di nicchia, chiaramente vi faccio vedere il provolone. Il rischio è quello di trovarsi davanti a profumi che possono essere buoni o meno, con flaconi scintillanti, luccicanti, creati da personaggi che magari danno per scontato che Biancaneve la sua mela dalla strega l'abbia presa, servita su un piatto d'argento in un ristorante stellato. Quindi persone alle quali è tutto dovuto ed è sempre stato tutto dovuto. Diciamo che si tratta di mestieranti navigati, ovvero di persone che vedono nei profumi, nelle fragranze, soltanto una possibilità lucrativa con ampi margini di guadagno. E poi c'è lui, Claudio Zucca Parfums, una persona che non solo fa parte del mondo del lusso, ma che è di lusso, anzi, come diciamo a Palermo, chiare lusso. Una persona che coniuga, diciamo, tutte quelle cose che piacciono a me nella profumeria, ovvero ricerca, studio, passione autentica e soprattutto il lusso, quello vero. Una persona di valore, quindi con del valore oggettivo. Oggi parliamo di tre fragranze di Claudio Zucca Parfums. Ciao ragazzi e bentornati su Odoriamola con Mirko. Questo è l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile. Nel frattempo stavo provando ad infilarmi nei pantaloni il provolone, ma non ce la farò. Nel culo ovviamente non c'è spazio e quindi devo spostarmi un attimo. E tutto questo non in diretta, però senza tagli. Perché? Perché questo è il canale, diciamo, hardcore della profumeria italiana. Un canale che ha rotto gli schemi, ad alcuni ha anche un po' rotto i coglioni perché dicono che sono volgare, ma io davanti allo scopo che mi sono prefissato su questo pianeta non mi fermo, ovvero quello di rendere palese e statistico il concetto di gnagnabilità, ovvero quali sono le fragranze che piacciono di più alle donne se indossate da un uomo. Questo è un canale però polivalente, cioè nel senso, se sei donna iscriviti anche te al canale, non fare come il 60% degli uomini che guardano i miei video regolarmente e non sono iscritti al canale, cioè non ti vorrai perdere questi contenuti esclusivi, tipo quello di oggi di Claudio Zucca Parfums. Diciamo che Claudio Zucca ha creato 5 fragranze fino a questo momento e io ne posseggo 3. Perché nel frattempo ne ha fatto uscire altre 2. Mandano le cose e poi io ne parlo soltanto quando sono super sicuro. È un difetto, chiaramente un difetto, però in questo modo sappiate che magari avete un'opinione un po' più riflessiva. Diciamo. Le fragranze di Claudio raccontano il rapporto indissolubile fra lui e la madre. La madre che ha rappresentato non solo una genitrice per lui, ma anche un'amica, la persona di riferimento è anche il padre, perché il padre si è ammalato precocemente, diciamo che sostanzialmente rappresentava un po' il tutto per la persona Claudio Zucca. Chiaramente mi viene un po' difficile parlare di cose che e di sensazioni di un vissuto che non ho avuto direttamente sulla mia pelle. E quindi anche per questo forse è meglio lasciare la parola a Claudio Zucca, che ho intervistato in quel di Madrid. Amici dell'ignoranza olfattiva, guardate un po' chi vi ho portato. Oggi, per inaugurare questa rubrica, che però sarà di un giorno solo, Salotto Iberico, con Claudio Zucca. Ciao, ciao a tutti. Siamo qui perché praticamente abbiamo preso parte ai Parfum Awards. Tu con le tue creazioni sei stato nominato, un po' come al Grande Fratello, sì. Però in Spagna. Esatto, esatto. Ho avuto la fortuna e l'onore di avere una nomination come fragranza rivelazione da uomo 2022. Per poco, diciamo, non sono riuscito, ma sono comunque contento della nomination, perché essere comunque affiancato a grandi nomi è sempre un vero onore, un vero piacere. Per chi non dovesse conoscere il tuo brand, da quando è stato creato?
Giovanissimo, giovanissimo. Io ho avviato ufficialmente il mio brand a luglio di quest'anno, quindi si Pensate. sta parlando di qualche mese. Quindi per te è anche una grandissima emozione, anche soltanto Grandissima, sentire il tuo grandissima. È una cosa nome. che neanche mi sarei mai aspettato di vedere, perché comunque è una cosa completamente nuova per me. Quindi arrivare in così poco tempo ad avere almeno una nomination è stata una grandissima sorpresa. Cosa vuoi comunicare con le tue fragranze? Ma io con le mie fragranze fondamentalmente ripropongo me stesso, quello che una fragranza può dare a qualcuno a livello di memoria olfattiva, quello di riuscire a far star bene una persona e farla possibilmente ricatapultare in una memoria sepolta, in un'esperienza, una bella sensazione che possa fare stare bene. Quindi si tratta di fragranze che ti evocano ricordi positivi della Esatto. tua infanzia, adolescenza. Esatto. Ogni fragranza che creo fondamentalmente si rifà Al tuo è vissuto. una trasposizione olfattiva di quello che è un mio vissuto, quello che ho percepito, ho sentito in quel momento e la mia voglia di rivivere comunque quella bella sensazione, bella, brutta, a volte poi dipende perché i ricordi possono essere di ogni genere, però ogni ricordo ha la sua valenza, quindi. Certo. Allora, cominciamo a parlare di ogni singola fragranza, sono tre. Attualmente tre, sì, Attualmente tre, cioè al attualmente. momento di questo video sono tre, oggi però ne abbiamo due qui con noi. No, Sì, dai, ci siamo. vabbè, no, vedi. È La sempre. terza la trovate nelle migliori profumerie di dischi. Bois Primitif, Bois Primitif cosa ci dici? è la mia prima fragranza. È la prima. Io sono autodidatta, quindi non ho effettuato degli studi a livello formativo, scolastico, ma mi sono molto basato su quella che è la mia esperienza olfattiva, il mio bagaglio olfattivo. Io sin da piccolo ho avuto la fortuna di, un po' per gioco, un po' per quasi vizio, perché mi prendevano a volte, mi dicevano smettila di annusare, qualunque cosa tocchi, qualunque cosa ti viene davanti. E quello Avreste che. chiesto a Leonardo da Vinci di fermarsi nello scolpire il suo David? No. Così. Bella Vabbè. Sì, metafora, no. però diciamo che questo ha fatto sì che io riuscissi in autonomia a creare un mio archivio, un mio bagaglio, o comunque una prima impressione su quello che è l'esperienza olfattiva vera e propria. E sono sempre stato un fruitore, un amante di ogni tipo di fragranza, che è una passione che mi è stata passata e tramandata a livello familiare. E proprio questo legame familiare ha fatto sì che mi spingesse a prendere una strada differente. Ad un certo punto della mia vita ho avuto il bisogno di aggrapparmi a qualcosa e diciamo che la profumeria è stata la strada, è stata la mia terapia per superare alcuni momenti difficili. E da lì ho scoperto un nuovo mondo, ho scoperto Credo un nuovo. che sia per tanti così, cioè che ci Sì, deve essere un momento in una cui. scintilla, un momento, un paletto che Sì, determina una svolta tante perché volte. fondamentalmente nei momenti di difficoltà si sta tendenzialmente fermi e le fragranze ti permettono di viaggiare e di quasi far riscoprire al tuo io interiore, dai, sveglia, c'è un mondo là fuori. È verissimo, ma anche perché le fragranze hanno un potere immenso, hanno tantissime, tantissime capacità, tantissime. Sono in grado di fare ciò che tante volte la mente da sola non può fare, per E che gli esseri cui, umani non e che gli possono esseri fare. umani, esatto, infatti è quella la bellezza e la potenza del mondo delle fragranze. Sì. E io da un determinato momento ho utilizzato le fragranze come una terapia, mi hanno aiutato e da lì quella che inizialmente è nata come un gioco, un modo di affrontare un determinato momento,
da lì ha preso sempre più piede, ho iniziato ad approfondire quelle che sono le interazioni, le materie, gli studi, ho fatto per mio conto comunque molti approfondimenti, ho sperimentato, perché poi alla fine si tratta sempre di sperimentare, e ho giocato, ho iniziato a capire quali erano le interazioni, come funzionava, le basi e ogni cosa. Questo ti sarà costato anche magari in certi casi perdita di oli essenziali e quant'altro. Diciamo che quella è incommensurabile, quella non si può neanche, ma penso che chiunque sia in queste vesti conosce benissimo, esatto, il dispendio, sì, delle... Anch'io mi diletto, quindi so che ne sai qualcosa per forza. No, ma anche perché poi alla fine si tratta sempre di scegliere. Ci sono materie che possono essere semplici o economiche, e altre fragranze o materie stesse che possono fare anche la differenza, la svolta anche in una semplice composizione. E quindi diciamo che il mondo è molto particolare da quel punto di vista delle fragranze. Questa Bois Primitive. Stavo parlando, infatti, Bois Primitive è stata la prima in assoluto che ho composto, effettivamente. È una fragranza che mi rimanda alla mia infanzia, alle esperienze che avevo assieme ai miei cugini. Andavamo dalle mie parti, c'è un grande parco, si chiama Parco delle Croane. È un parco grandissimo che si sviluppa in buona parte della Brianza, e noi andavamo in bicicletta, facevamo delle escursioni in bicicletta in mezzo a questi parchi, questo verde che è immenso. C'erano delle stradine già battute dalle ruote delle bici, ma era una questione che agli occhi del mio io bambino era un qualcosa di nuovo, ancora più grande. Comunque il bambino deve sapere, più piccolo rispetto all'adulto, enorme. Sì. La mia mente viaggiava mentre passavo, e mille odori comunque colpivano il mio naso. Sentivo i muschi, sentivo i legni umidi, sentivo le more, i mirtilli, tutti i frutti del sottobosco. Sentivo quando arrivavamo in alcune parti dove c'erano la lavanda, mi colpiva in modo fresco. Sentivo appunto le rose se passavamo in delle zone che c'era. E tutto questo ha fatto sì che nascesse appunto questa fragranza, che è una fragranza, è fondamentalmente una fragranza, è un fougère aromatico, legnoso, molto fresco. Molto con fresco. Tratti busi, se posso permettere. Tratti busi, sì. Diciamo che secondo me può essere dato dalla parte fruttata mischiata alla parte floreale, che fa da quell'apertura un po' busi, effettivamente. Faccio una domanda. Questo ricordo evocativo del bosco, voi andavate più spesso in autunno rispetto ad altre stagioni? Sì, diciamo che era proprio il periodo perfetto, era l'autunno, perché poi passata l'estate era il periodo dove non faceva troppo caldo per andare in bicicletta e si soffocava. Poi quando ti muovi è faticoso. E quindi no, il periodo era proprio quello dell'autunno, perché c'era quella freschezza, c'era quell'ombra che ristorava, iniziavano comunque ad abbassarsi le temperature, che è poi il periodo attuale. Adesso questo periodo, infatti, secondo me è il periodo più indicato per questa fragranza, perché unisce l'apertura fresca del bergamotto, della mora, del mirtillo, della parte fresca e fruttata, alla parte floreale della lavanda, della rosa, fino ad arrivare ai muschi umidi e legno di cedro e un ambroxan che ammorbidisce un po' la composizione. Quindi, e questa è la fragranza che ha fatto sì che ottenessi la mia nomination. Il motivo per cui tu hai sperato di vincere. Ma sì, sì, però in realtà hanno vinto, facciamo una piccola polemica, tutti i designer. Io posso dirlo, però ha votato il popolo si sa che non capisce un cazzo. Comunque passiamo alla prossima fragranza, io la reputo una fragranza anch'essa super autunnale, tratti busi, molto carismatica, cioè questo legno è un legno morbido, però mai, cioè secondo me è più di un fougère, è più corposo di un fougère,
È molto più cremoso di un fuggero. Diciamo che c'è un fondo di vaniglia, ecco, è un fondo molto vanigliato, ha un'evoluzione importante come fragranza perché parte molto fresca, ha un corpo che si rinfresca e inizia a scaldarsi per arrivare poi a un fondo che rimane per molto tempo attaccato alla pelle ed è un fondo molto dolce, molto vanigliato, quindi si scalda e si rende più cremoso. Rende più cremoso, quindi ha proprio un'evoluzione olfattiva che faccia sì che abbia appunto diverse sfaccettature nel corso della sua durata. Passiamo adesso a Deep Water. Mettiti a fuoco. Qua non stacchiamo, facciamo tutto in una sequenza. TV in vino Veritas, ci abbiamo anche il vino. Lo facciamo vedere per motivi di ordine pubblico, non so se andrà su TikTok, Instagram, quindi non si sa mai, non facciamo vedere il vino. Dunque, parliamo di Deep Water, raccontacela tu. Sì, Deep Water è una fragranza acquatica, marina, è una fragranza particolare. È una fragranza particolare perché si differenzia molto da quelle che sono oggigiorno sulla bocca di tutti. Le classiche immagini olfattive che una persona si figura come fragranza marina. È una fragranza in apertura, è molto fresca, ha un'apertura molto, molto pungente, molto, molto fresca. Più tipicamente marina, diciamo. Esatto, esatto. L'apertura è molto, molto fresca e marina. Tipicamente marina perché si percepisce l'ozono, si percepisce la parte salina, un accordo marino comunque che è anche strutturato nel cuore. E al lime, ha una parte mentolata, quindi in apertura si viene colpiti molto dalla freschezza della fragranza, ma è una fragranza che ho voluto strutturare in modo molto particolare per dargli un viaggio olfattivo, un'evoluzione olfattiva particolare, e il senso che ho voluto dargli è proprio quello di dare un'apertura iniziale momentanea, molto molto rapida, di freschezza, come se ci si trovasse in riva al mare, quindi hai gli schizzi del mare che ti colpiscono in viso, senti la parte salina, la salsedine, la parte proprio agrumata, ma questa apertura dura poco, dura una quindicina di minuti. Perché poi arriva un ricordo evocativo di infanzia. Esatto, esatto. Diciamo che è molto strutturato sulla nota sempre di apertura di mango. Di mango che la parte, gli dà la parte dolce, la parte corposa anche del cuore della fragranza, perché mi rimanda a una mia memoria olfattiva, che è quella di una, credo, la mia unica vacanza che sono riuscito a fare a livello familiare con i miei genitori, a Lignano Sabbia d'Oro. E mi ricorda proprio le serate quando andavamo poi a mangiare dopo una giornata intera passata al mare, a divertirsi, a rosolarsi al sole, e quindi c'era la parte fresca, la parte solare di apertura, e alla sera eravamo soliti andare al barettino sotto l'hotel dove eravamo e gustarci il gelato ai frutti tropicali, al mango, che era appunto il nostro preferito. Io me lo condividevo con mia madre, mi ricordo, ed è proprio quello su cui ho strutturato la fragranza. Perché l'immagine del mare è l'immagine di Lignano Sabbia d'Oro quella volta lì. Sì, diciamo, la più importante, è l'unica, l'unica più volta importante in cui ci sono andato, per cui è la mia unica vacanza lì, ma ha assunto una particolare valenza, certo, per la mia esperienza. E nel cuore, proprio per dargli una sensazione più calma, perché poi alla fine quello che differenzia da tante altre fragranze marine che ci sono oggigiorno è proprio la calma. La calma è un fondale marino, il nome viene proprio questa calma qui viene data dalla camomilla, serve dalla camomilla blu per addormentarsi, però è una camomilla blu, infatti questo è il colore della camomilla blu. Esatto, non è che è un colorante. Utilizzo una qualità di camomilla blu che è di un blu molto intenso. Mm. È un blu che poi logicamente mischiato e diluito con altre fragranze poi si stempera leggermente, però la colorazione è proprio data da questa camomilla blu che ha
l'obiettivo di calmare appunto quella che è la fragranza iniziale, che è molto d'impatto, molto erbacea quasi, molto fresca e mentolata, per virtualmente immergersi in quella che sono i fondali di un mare, per cercare appunto la tranquillità di un mare calmo, un mare non in tempesta, ma un mare che dà sollievo, un mare molto, molto avvolgente, molto familiare, molto rassicurante. Infatti ci sono, sulla base c'è uno zibetto, comunque, che molti non lo percepiscono, però neanche io lo percepisco. C'è una base di zibetto. Dire che è quasi impossibile non distinguerlo quando è presente. Esatto. Però tu ci sei riuscito. Esatto, c'è una base di zibetto unita a un labdano, una soluta di labdano, che gli dà appunto la parte più strutturata, più solida, e ha poi tutte quelle note che sono la vaniglia, sono quelle note che poi danno appunto la calma e l'avvolgenza di una sensazione di tranquillità, e dura per quasi per tutto il resto della fragranza. Confermo. Invece menzione speciale, perché la fragranza non l'abbiamo qui, Benjoin de Fleur, esatto. È una fragranza quasi sulla famiglia olfattiva del gourmand, però è un gourmand non tipicamente da dolce corposo, che generalmente magari molti sono abituati a immaginarsi, ma è un gourmand dato dalla sensazione, la percezione, perché poi non ci sono note effettivamente di caramelle, di dolci, ma l'apertura iniziale è proprio quella del chewing gum, delle caramelle, quelle gommose che si trovano di solito nei negozi o nelle videoteche per ragazzini, dove ci sono appunto tutti questi dolcetti. Sì, tipo le... Esatto, i candies. Sì, quelle proprio con tutto lo zucchero sopra extra. Esatto, quelle che hanno quella dolcezza proprio quasi strabordante. Quelle lunghissime, ecco. Esatto. Esattamente. Facciamo anche a vedere. Esattamente. Però fondamentalmente queste note, queste percezioni sono date da un'apertura di ciliegia, e unita appunto con il bergamotto, e anche qua delle note molto fruttate, cioè del mirtillo, che proprio in apertura danno questa sensazione proprio di dolce, di dolcezza, per poi passare ad un corpo molto floreale, prevalentemente fiori bianchi, cioè del gelsomino, cioè del muschio bianco, la cioè della ciampa di questo profumo. Esatto, frangipane, ciampa, eliotropio, che gli danno gli ylang, tutta quella cremosità e quella corposità che struttura appunto la dolcezza stessa della fragranza, per poi passare su un fondo molto molto dolce, vanigliato, dato appunto da un letto di benzoino. Il benzoino, che poi è l'elemento che unisce gran parte di tutta la struttura della fragranza, ed è proprio il nome stesso della fragranza. E fornisce anche è un benzoino in fiore, che è appunto esattamente un benzoino del Siam, che io utilizzo una qualità di grado A+, che è proprio tra le più pregiate, esatto, e gli dà appunto questa corposità. E la mia memoria olfattiva legata a questa fragranza, io sono per origini da parte di madre della Sicilia, e quando ero giovane andavo con i miei parenti, mi capitava di andare la sera magari a giocare nelle videoteche, e ovunque si percepiva comunque quel sentore di caramelle, di dolci, di dolciumi, che era tipicamente di questi locali. E è impressa nella mia mente appunto questo profumo dato da fiori, caramelle, dolci, e mi rimanda appunto a quei bei momenti che vivevo da giovane. E voi che indossate ancora Dior Sauvage, pensate un po'. Chiudiamo così, con questa battuta, che serve comunque a evidenziare la qualità di questo brand e di questo personaggio. Non sottovalutiamo neanche il personaggio, Paolo Zucca. Sono dei profumi che possono soddisfare l'olfatto di un naso allenato, di un naso esperto di profumi, tanto quanto quello di un principiante. Ma adesso parliamo delle fragranze dal mio punto di vista.
Devo dire che Bois Primitive è un profumo sicuramente molto adatto per l'autunno. Senti proprio questa atmosfera legnosa, molto verde, che subito ci ricorda quelle favole magari ambientate nei boschi. È una fragranza molto molto complessa, con un'ottima persistenza e una buona scia. Si tratta di una fragranza, secondo me, dal mio modo di vedere, più tendente al maschile. Perfetta se indossate per esempio una giacca di camoscino, diciamo, di questo colore. È un profumo particolare. Può ricordare alcune di quelle vibes un po' speziate che troviamo in alcuni profumi commerciali di grande successo, tipo Spice Bomb Extreme. Adesso non voglio mancare di rispetto alla persona Claudio, ma io lo vedo come un capolavoro, quindi non credo ci sia nulla di male. Si tratta di una fragranza molto curata, anche dal punto di vista del flacone, diciamo che molto minimal, però con un tocco anche colorato, e secondo me appunto questo tappo, questa colorazione qui, rappresenta perfettamente tutto ciò che la fragranza vuole rappresentare, che è stato raccontato da Claudio. Successivamente abbiamo Deep Water, una fragranza che un po' esce dal contesto dei marini per raccontare appunto quel modo fruttato di intendere il gelato, che io da buon siculo conosco bene, il gelato che sostituisce talvolta persino il pasto dalle nostre parti e che praticamente di conseguenza diventa un modo di intendere il mare assolutamente gourmand. E il blu del flacone è appunto a causa della camomilla blu che viene usata da Claudio in questa composizione, quindi non fraintendete, non c'è nessun tipo di colorante, semplicemente questo elemento che dà questo tocco di colore. E poi terminiamo con Benjoin Honfleur, la fragranza secondo me più difficile delle tre dal punto di vista della compressione. Ecco, una cosa che ci tengo a sottolineare di Deep Water è che è una fragranza totalmente unisex, la più unisex delle tre secondo me, perché Benjoin Honfleur è invece secondo me più prettamente femminile, anche se devo dire che su persone avvezze al mondo dei profumi è sicuramente una fragranza che ci sta anche su un uomo, tant'è che è la mia preferita delle tre ed è quella che indosso con più piacere. Si tratta di una fragranza floreale, una fragranza molto complessa, con delle vibes anche talvolta fumose, e con un'ottima persistenza e una scia narcotica, molto avvolgente, molto notturna come fragranza. Non è una fragranza che è felice, sorridente, bensì una fragranza meditativa, ecco, la possiamo definire così. La passione per i profumi ha rappresentato per Claudio un modo per pensare e ricordare la madre, un po' come se fosse un'eredità che ha lasciato appunto lei al figlio. E devo dire che appunto questo lavoro di ricerca che ha fatto veramente in modo artigianale, ma comunque sempre molto minuzioso, si è poi concretizzato in quella che è la sua linea. È una cosa molto molto bella quella che è accaduta, effettivamente poi queste fotografie emozionali prendono vita e adesso sono addirittura disponibili nei negozi, per essere capite probabilmente da pochi e per essere comunque lasciate come marchio indelebile nei confronti del mondo tutto. Ecco, una cosa che mi piace molto, devo dire, questa di questo brand, che è proprio va a scagliare una freccia verso quello che il mondo ha da recepire,
ognuno ne può cogliere veramente qui in modo artistico il proprio significato. Bene, per oggi è tutto, spero che abbiate apprezzato questo video. Di solito i video che parlano di un brand nello specifico sono meno apprezzati magari delle top 10, però secondo me questo è proprio il dovere quasi di ogni content creator, quello di andare un po' più nel profondo. Fatemi sapere nei commenti se volete sentire magari anche le altre fragranze di Claudio, commentate sia da lui che da me. E niente, ci vediamo al prossimo video. Odoriamola con Mirko.